Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere siamo sempre qui. La My Girlfriend. Ciao. Dammi un bacino amore, dammi un bacino. Ragazzi, ho dei capelli come sempre a dir poco belli, è un nuovo taglio questo, si chiama The Cazzum of Dog, che non vuol dire assolutamente a cazzo di cane. E oggi siamo qui per unboxare, poi c'è la mia. La tua. C'è un pelo! C'è un pelo! Se era uno dovevi essere contento. Hai visto? Se erano due dici tu, non è più giusto. Ma non partiamoci in chiacchiere, dobbiamo aprire la loot. Sì, sì. Abbiamo, subito, senza perdere tempo. Maglia. Aspetta, maglia. Fammela vedere. Carina. Maglia. Carina. Oddio, il colore. Maglia è con due. A tema due. Cojones, no? Due cose. Super Mario e Piper Vendetta. No, scusa, no, i baffi. Ah, i baffi secondo te sono di Super Mario? Sì, e poi dovrebbe... Ma Super Mario non ha i baffi. Super Mario c'ha la barba. Ma è baffi. Sì, è baffi. Aspetta, me la metto. Oh, ti giuro, oggi sono proprio contento. Stai contento? Ti giuro, tutte le maglie che mi sto mettendo qualitativamente sono fantastiche. Quasi come i miei capelli. Mi piacciono molto. Allora, sì, i capelli sì. Oggi mi faccio un capello un po' così. Bella sbarazzina. Oggi è un capello sbarazzina. Ma cos'altro c'è nella scatola oltre questa maglia che mi piace da impazzire? Una pop figure di Assassin's Creed. Vabbè, intanto comunque ci tenevo a far vedere la scatola che mi è arrivata circa, penso, non so, 2 anni e mezzo fa. Quindi sì. C'è un'action figure. Mi piace, è mantenuta benissimo. Assassin's Creed, quale lo dici? No? Dice qua Aguilar. Abbiamo trovato Aguilar. Ok, diciamo, come vedete la scatola è mantenuta molto bene. Benissimo, cioè veramente fantastica. No, vabbè ragazzi, l'action figure, guardate, è messo tipo sotto, figata, mi piace. Bella, action figure. Mi sarebbe piaciuto tantissimo che la scatola fosse stata in condizioni ottimali, ma ehi, Poi troppo dalla vita. Quindi, esattamente. Poi, signori, Era buccone di Figure Fantasy. Vabbè, ragazzi, questa cosa è figa. Peccato che in inglese questa cosa io l'adoro. Vediamo cosa c'è. No, vabbè, figa. Ah, no, quelle pop figure fanno le fotografie. Ah, no, genio. Cos'è questa? C'è un seriale dietro. 25 euro di sconto da questo negozio. Vabbè, io sto sconto me lo tengo, sinceramente. Sì, sono delle foto fighissime fatte con le action figure. Spettacolare. Che carini. Abbiate 2 minuti di pazienza che io me le devo vedere tutte. Amore, queste qua sono action figure, non sono persone vere, amore. E quello che tiene in mano sono action figure. No, vabbè, geniale. Sto prendendo Joker, che sì. No, vabbè, bellissimo. Ah, sì, ho detto Joker non per lo youtuber, ma guardate, c'è proprio. C'è Joker che appunto guarda l'abito. Geniale, per me è geniale, per me è geniale. Bruce Wayne is Batman. Non lo vicendo. Vabbè, mi sembra giusto. Non è vicino. Uno che sta tutto all'altro. Oh, mi sembra giusto. Cioè, oh, mi sembra giusto, eh. Chi non lo. Cioè, raga, veramente. Persone orribili. Superman e Batman, veramente. Non si fanno queste cose. Si tiene segreto la propria identità. Allora, vi giuro, questo libro è magico. È fatto proprio bene. È fatto proprio bene. Sembrano figure a grandezza reale, se vedete. In realtà sono tipo action figure piazzate e poi photoshoppate. Ma sembrano vere. Darth Vader, però è al bagno girato di spalle. Con quale genialità me lo stai dicendo? Figo. Vai, questo libro veramente è bello da guardare, molto molto bello. Poi, la spilla è tema Revolution, okay, ovviamente. Tema Revolution, quindi ci sta tantissimo la spilla di Assassin's Creed. Bellissima questa. E poi c'è questa pants di Independence Patch. Cos'è? Una pants. Fammi vedere, ma sei sicuro che si stacca? Sì. Sì, sta cosa va cucita. Una pants? Queste sono le pants. Sono quelle specie di toppe che di solito ci sono nelle giacche di jeans, che hanno tante forme. Vedete, è semplicemente un coso di questi. Figo, figo, figo. Firefly. Vai, figo, figo. Poi cos'altro c'è? Basta, c'è il librettino. It's a finish. Vabbè, ovviamente poi c'è il libretto con lo magazine, che dice appunto il tema, che è Revolution, che ci sta. È del mese dicembre 2016. Dai, neanche tanto vecchia. No, vabbè, visto che la scatola è finita, allora apriamo pure questa. Dai, ne apriamo una, signori. Ne apriamo una. Visto che ne ho 200 di queste, ragazzi, oggi apriremo la loot pets, quella a tema animali. Allora, dammi... Ma che ritardo.
Vabbè, andiamo ovviamente. Sì. Maglietta! Dov'è la mia? Non c'è la mia maglietta. No. No. Cosa hai visto? Niente. Cosa hai visto? C'è la maglietta per il cane e per me no. Te non ti caga nessuno. Ne hai troppe. Veramente. Ma ne ho troppe dove? Voglio le magliette! Cos'è? No, questo me lo tengo io. Il collare con la scritta. Con la scritta del Signore degli Anelli. No, veramente, fighissimo. Sì. Mi serviva il collare per Nikita. Un anello per domani, un amnello per... Un amnello, un amnello. Grazie, guarda qua, no, figa, dai. Comunque devo dire, è molto carino. La scritta elfica. La scritta elfica. Yes. Il Signore degli Anelli, The Dog Collar. Così il vostro cane sarà pronto per andare da Sauron a bruciare, esatto, il suo collare. Ovviamente tutto fuori fuoco. Abbiamo... Ok, li vuoi provare, Vita? Non sono un cane, a meno che non mi voglio chiamare Cagna. Cagna. Grazie. Cagna. Allora, amore, poi ovviamente abbiamo del cibo per cani che sono... Aspetta, voglio sentire l'odore. No, vabbè, è tardi. Madonna, con quei capelli. È tardi, quindi sinceramente... No, che cos'è? No, ti prego, fammi vedere. È il Cookie Cat di Steven Universe. Cookie Cat ha imparato per il parato soprafino. Cookie Cat ha lasciato la famiglia. Cookie Cat, ma che cos'è? La canzone del Cookie Cat. Cookie non Cat, non so di che cosa lei stia parlando. Cookie Cat è l'amico del pancino. Cookie Cat ha un gusto soprafino. Cookie Cat ha lasciato la famiglia. Vi prego, se sapete, non ditemelo. Non un biscotto gelato biscotto che si mangia gelato. Un personaggio di un... Ah, per me era Hello Kitty. Non versione, è vero! Versione gatto di colore, palesemente. Vediamo il collarino piccolino, la medaglietta a tema Doctor Strange. Raga, mettervi a fuoco questa, cioè sapete che un attimino... È una cosa... Comunque è un coso che si attacca a una medaglietta per il collare. E poi la cosa più epica mai vista. Cos'è la cosa più... Tema bella. Magical. Ah, Hogwarts, sono arrivati anche i cani. E vabbè, il cappello. Sono dei pezzi di me comunque. No, non hanno messo la mia maglietta. Dov'è la mia maglietta? Guardate. Ma io troppe dove? C'ho solo l'armadio pieno. Guarda. No, ragazzi, vi giuro, guardate. Hanno messo la maglietta per il cane. E poi c'è il cane, diciamo, con... Che vuole entrare ad Hogwarts. E dove? In quale casa? Ma non è Hogwarts. Sì. Ma non è Hogwarts, non è il cappello parlante quello. E allora che cosa? Ah, ma è di novembre 2016 questa scatola. Mi piace fare le cose in tempo. Finita la roba, sì, è finita. Baby. Perfetto. Detto ciò, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ogni tanto, appunto, questi video un po' più calmi, un po' più scialbi, un po' più... dai! Un po' più... Spero vi sia piaciuto, ragazzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato l'oggetto. Oh, ti ho fatto malissimo. È stato un dolore quasi incredibile. Sì, vabbè, ho capito, ma mi conficchi ste punte, le sono appuntite. Non si chiamerebbero punte se non fossero appuntite. Che mi devi rompere le balle a me, ma le devi dare... Amore mio, devi dire la verità. Come ti confil... come... More, è giusto? È giusto. Come diciamo, fatemi sapere qui sotto nei commenti l'oggetto che secondo voi è il più figo tra tutti quelli che abbiamo visto oggi. E nulla, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo episodio di... Aia! Del piede della mia ragazza. Sono fissoletico? Sì! Veramente? Amore. Qualcuno di voi lo sapeva? No, amore. No. Possiamo giocare a solletica? No. Dai. Solletica. Amore. Devi fare il demente. Aia. Mi hai... Diventerò come Stewie adesso. Mi schiaccerò la testa. Guarda il lato positivo. Almeno io non diventerò un unicorno. Cioè almeno io... Vabbè. Sono stanco. Detto ciò, ragazzi. Oddio, con quelli capelli... Mi devo fare i capelli così. No, ti prego, mi devo sembri fare i capelli così. Clark Kent sembri. Ma che Clark Kent? Superman. No. Un emo che si taglia. Detto ciò, ragazzi, io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Oh yeah. Iscrivetevi al mio canale. Se non sapete di che canale si tratta, si chiama Pepo3393. Mi raccomando, oggi terrò molto al mio ciuffo. Nulla, iscrivetevi, seguitemi in tutti i miei social, Instagram e Telegram, finiti i miei social. No. No, perché tanto non lo uso. Ce l'ho, però non lo uso perché è una merda Facebook. Perché io scrivo un post e non arriva. Quindi Facebook è cagare. E detto ciò, nulla. Io spero tantissimo che per Natale qualcuno mi regali una piastra. Perché... Me lo regalo l'anno prossimo. Me lo regali una piastra.
Mi piastrerò i capelli almeno mai, però no, se ti spendo soldi te ti fare. Tu dici altrimenti te la smetto per non battere il sole e ti faccio piastrare i peli del culo. ecco Mamma mia ragazzi, ma vi immaginate se vado in giro con i peli del culo non è piastrati? che devo andare col sedere aperto per quando io Con il ti sedere aperto, mica no, per vedere aria. Che chi c'è qua schifo, che schifo. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, fatemi appunto sapere la vostra cagata preferita e nulla, noi ci vediamo nel prossimo video, vi voglio bene e ciao! Ciao! Pau! E ora si spegnerà la registrazione.